Proseguono le donazioni da parte del connubio formato dal Comune di Trieste e dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina verso le popolazioni dell'Ucraina colpite dai bombardamenti nell'ambito dell'operazione TOM, Trieste abbraccia Mykolaiv. Oggi è stato presentato il prossimo gesto di solidarietà con l'invio di un'ambulanza diretta alla città di Odessa, utile per i soccorsi e dotata di tutta una serie di apparecchiature che nel contesto della guerra diventano bene preziosissimo per la popolazione del luogo. Una donazione che rappresenta un ulteriore tassello incominciato nel marzo del 2022 con l'attivazione del conto corrente per raccogliere le donazioni con la causale Trieste abbraccia Mykolaiv. Direi che da questa regione sono partiti immediatamente gli aiuti all'apertura del conflitto. Ricordo che il sistema di protezione civile e sanitario hanno collaborato per raggiungere risultati importanti. Questa è sicuramente un'ulteriore opera importante con la donazione di questa ambulanza. Noi continuiamo naturalmente a garantire assistenza, sostegno verso un paese colpito, auspicando che finalmente le armi tacciano e la diplomazia riesca a raggiungere quel risultato di pace che tutti quanti auspichiamo. Una solidarietà che tutti i presenti sperano possa finire, ma solo perché questo vorrebbe dire che non ci sia più bisogno di intervenire a supporto di una popolazione attanagliata da bombardamenti e combattimenti. Il dottor Alberto Peratoner, direttore del servizio di emergenza territoriale, ha spiegato quale sarà l'apporto del mezzo in Ucraina, non più utilizzabile a Trieste per questioni di normative sui chilometraggi dei veicoli, ma perfettamente funzionante. È un'ambulanza innanzitutto di soccorso, quindi potrà intervenire direttamente sul luogo dell'incidente o dove ci sono dei feriti, ha un sistema di barella estraibile autocaricante per cui il paziente, il ferito potrà essere caricato e all'interno è dotata di tutti i dispositivi elettromedicali che possono essere utili ad intervenire, a monitorizzare, a trattare un paziente grave. È inoltre un'ambulanza che può servire da trasporto secondario tra un ospedale e un altro o tra un posto e un altro, insomma.